Una Juve brutta ma cinica sbanca l'Olimpico. Buongiorno ragazzi, sono Simon Signo Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questa sfida di Serie A. Ma prima di cominciare a farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram Simon Signo trattino basso Giallorosso. Parto col dirvi che la partita sarà veramente veramente bella. La Lazio ha giocato meglio, ha dominato la partita fino al 70esimo, fino al gol più o meno dell'1-1, al gol di Cancelo. Vi spiego un po' la dinamica della partita. La Lazio parte subito molto molto aggressiva, schiaccia la Juve che non si aspettava assolutamente un inizio di partita del genere e infatti sarà molto sorpresa. Comunque va vicino al gol diverse volte, ma non ci riesce per niente nel primo tempo, nonostante abbia giocato molto 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 meglio. Ci sono due miracoli: il primo di Chesney che si impone con la mano aperta, mi sembra, su Luis Alberto, e poi il secondo sempre nel primo tempo di Rugani che quasi sulla linea salva dopo un pallonetto ai danni di Chesney. Veramente la Juve si salva e si arrampica sugli specchi. Nel secondo tempo, almeno all'inizio, la sostanza non cambia, la Lazio attacca e diciamo schiaccia ancora la Juve fino a quando riesce ad andare in vantaggio grazie all'autogol di Emre Can. Autogol clamoroso, colpo di testa nella sua porta, ovviamente involontario, ma è veramente clamoroso. Sembrava che volesse segnare, fa proprio una schiacciata all'angoletto, ragazzi. Veramente qualcosa di clamoroso l'autogol di Emre Can, che a mio avviso oggi è stato uno dei peggiori in campo, se non il peggiore. Ha sbagliato praticamente tutto e si è sentita moltissimo nella Juventus la mancanza della fantasia di Pjanic, che unita all'infortunio di Bonucci ha provocato un problema serissimo, ovvero la mancanza di fantasia. La Juve non poteva impostare oggi perché non aveva il centrocampista, il regista che normalmente imposta, ma neanche il difensore che comunque ha il piede un po' più educato rispetto agli altri. Ma Allegri, visto che è un genio, perché io Allegri lo ritengo un genio, ha capito che le cose non andavano, ha avuto la calma, ha tolto Douglas Costa, che quei pochi guizzi che ha avuto poteva far male, ha messo dentro prima Bernardeschi e poi Cancelo, ragazzi, e ha cambiato la partita. Il risultato finale 2-1 per la Juve, clamoroso. Primo gol di Cancelo, ma comunque procurato da una discesa di Bernardeschi formidabile che salta a Bastos, a mio avviso comunque nonostante ciò uno dei più positivi della sua squadra. Mette in mezzo pallone che viene leggermente pallone che viene tirato poi da Dybala, respinto dalla stracoscia, si avventa come un falco sul pallone. Cancelo che fa 1-1 e poi grazie al calcio di rigore trasformato da Ronaldo. Per me il rigore c'era per farlo di Lulic, che aggancia in un certo senso Cancelo, che ovviamente si lascia cadere. Rigore tirato centrale, rigore imprendibile per Stracoscia a mio avviso, anche se fosse rimasto centrale. Alla fine la Juve allunga sul Napoli, allunga sull'Inter e ragazzi praticamente il campionato, se già non lo fosse, è chiuso, ragazzi. Ma comunque non c'è bisogno che ve lo dico io, il campionato non è mai stato aperto, ma la Juve sta continuando ad allungare i punti nonostante oggi sembra una squadra morta. Ma purtroppo per noi comuni mortali, per noi squadre comuni mortali che non ci avviciniamo neanche a livello loro, la Juve non muore mai. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo se il video vi è piaciuto potete anche lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.